tema dell'identità europea è un tema complesso, molto, molto difficile. Sin dai primi momenti in cui ci siamo ritrovati a parlarne durante il workshop di Amburgo, quasi tutti eravamo d'accordo su una cosa, che era molto difficile, era molto difficile. È difficile persino parlare di identità nazionale o di identità regionale, figurarsi un tema così vasto. Allo stesso tempo però credo che esistano delle peculiarità della nostra cultura europea che possono essere trattate. E forse il senso di questo progetto non è nemmeno quello di far emergere il senso dell'identità europea nei singoli lavori, ma proprio nel complesso dei lavori, nel loro differente approccio alla tematica. In effetti siamo 12 fotografi molto diversi, con storie diverse, con stili e approcci alla fotografia completamente diversi. Questa diversità, questa complessità, forse è la stessa complessità che riguarda questo tema dell'identità europea. Di tanti progetti, questo progetto è uno di quelli che più mi ha coinvolto. Perché? Perché non si è trattato di un semplice realizzare immagini e poi attaccarle alle pareti con dei chiodi. Ha avuto una genesi molto, molto complessa, basata anche sul confronto. Quindi mi è piaciuta molto la scelta di trovarci con i curatori, con gli altri autori ad Amburgo e poi a Lucca, nell'arco dell'anno in cui abbiamo lavorato, e vedere come procedeva lo stato dei lavori. Quindi i lavori sono nati, si sono modificati anche in virtù dello scambio che c'è stato fra autori e curatori. C'è stato come dire, un retroscena di umanità che ha dato un valore aggiunto a questo progetto, perché sono nate amicizie, sono nati anche dei bimbi nel frattempo, quindi abbiamo seguito a distanza la maternità di ben tre fotografe e Pea. E quindi insomma questa impostazione secondo me ha dato un valore aggiunto al progetto e ha fatto sì che non rimanesse una operazione di facciata e affrontata in maniera molto individualista, ma in maniera più allargata, quindi basata su un confronto. Ho deciso di affrontare questo difficile tema partendo appunto dalla complessità, da questa difficoltà che è anche una complessità, e realizzando questo progetto che è intitolato appunto Metafisica del paesaggio urbano, in cui ho rivisitato alcune città e capitali europee. Partendo appunto da questo concetto, da questa parola che è appunto la metafisica, sviluppandola in due direzioni. Da un lato dal punto di vista estetico, quindi ispirandomi a una pittura che noi italiani conosciamo bene, una pittura del Novecento, che è quella di De Chirico e di Sironi, quindi un'estetica che ricordasse esplicitamente questa pittura. Da un punto di vista invece più contenutistico, mi è sempre interessato in qualche modo la complessità che c'è alla base di ogni processo di significazione delle immagini, cioè il fatto che le immagini non siano sempre immediatamente decifrabili e univocamente decifrabili, ma che questo processo di significazione sia un qualcosa di complesso che spesso trascende, cioè l'oggetto reale che è raffigurato nelle immagini. Mi interessa molto il fatto che il significato di un'immagine sia in qualche modo una sorta di media astratta
determinata da diversi fattori, quindi non solo la volontà del fotografo, non solo l'imposizione di una didascalia, ma anche l'interpretazione di un interlocutore, anche l'influenza di un contesto storico, di un contesto geografico, insomma tutto un insieme di elementi che fa sì che una stessa immagine possa essere interpretata in diversi modi. E le radici di questa possibilità di significazione multipla sono radici molto antiche della nostra cultura. Pensiamo alla nostra religione che si basa sull'interpretazione di un testo che viene letto in maniera extraletterare, in maniera allegorica. Pensiamo anche alla nostra letteratura, pensiamo a Dante, alla Divina Commedia, cioè all'invito che lo stesso autore rivolgeva ai propri lettori di leggere uno stesso testo in quattro differenti maniere. E pensiamo anche alla differenza che separa la nostra critica europea da altre critiche, non so, ad esempio il caso emblematico è quello della pittura di Edward Hopper, una pittura che in America viene definita come realista e che invece noi europei non fatichiamo a considerare come appunto metafisica. Ecco, questa complessità di lettura è, a mio giudizio, anche un qualcosa che ci rende liberi, che ci rende potenzialmente liberi e indipendenti dai significati imposti.